I computer a scheda singola nascono ufficialmente con il primo modello di Raspberry Pi, ufficialmente commercializzato nel febbraio del 2012. 10 anni dopo, i computer a scheda singola continuano ad accrescere le loro popolarità, le loro possibilità di utilizzo e i numeri di vendita. Se il Raspberry Pi è senza dubbio l'SBC più popolare del pianeta, il mercato si è fortemente diversificato per soddisfare le esigenze di un'ampia platea di utenti e di aziende. Dai microscopici ed economici SBC tradizionali fino alle soluzioni in grado di sostituire i PC desktop di fascia bassa, diffuse soprattutto in ambito industriale. Oggi gli SBC offrono una miriade di soluzioni differenti che si adattano agli usi, all'esperienza nella programmazione e nell'assemblaggio, ai bisogni del vostro lavoro. Ognuno di essi inoltre può contare su una community di appassionati che offrono un ulteriore punto di vista e nuovi spunti per creare applicazioni inedite ed inaspettate. In questa guida vi presentiamo i migliori computer a scheda singola, SBC, disponibili in Italia e vi forniamo alcune idee sul loro migliore impiego, in attesa di nuovi competitor sul mercato nei prossimi mesi. In ogni caso, per un approfondimento maggiore, vi rimandiamo comunque all'articolo da cui è tratto questo video. Detto ciò, cominciamo subito. Il Raspberry Pi è l'hardware che ha reso gli SBC un prodotto di massa. Il modello PI4 presenta ulteriori migliorie, ma soprattutto finalmente vede allinearsi i prezzi in euro con quelli in sterline, un notevole risparmio per noi abitanti del continente. Le applicazioni del Raspberry Pi sono infinite e spesso l'SBC in inglese è la base per altre macchine più specializzate. Perciò lo suggeriamo agli appassionati di fai da te, a chi desidera rispolverare le proprie doti di programmatore e a chi desidera avvicinarsi alla domotica. Quale che sia la vostra esperienza, Raspberry Pi 1 può contare su una vasta community internazionale, pronta a sostenervi in caso di bisogno. Nvidia continua ad ampliare la sua offerta di prodotti, oltrepassando i confini sul mercato delle GPU. L'SBC sviluppato dall'azienda si rivolge soprattutto ad appassionati di programmazione e a quei professionisti che necessitano di una soluzione che gli consenta applicazioni di base dell'IA, nella creazione di contenuti e anche nei videogiochi. Nvidia Jetson Nano si presenta come una soluzione completa dei principali accessori e di facile programmazione, anche grazie al supporto tecnico di Nvidia. Queste caratteristiche giustificano un prezzo di accesso più elevato della media. Se desiderate avvicinarvi al mondo degli SBC, ma non volete affrontare sfide come la compilazione di codici complesse o le saldature, FreeNov Project è il kit che fa per voi. La versione 4, che vi suggeriamo, con inclusa la Control Board per semplificare l'utilizzo futuro, vi consente di chiedere sostegno alla grandissima community cresciuta attorno all'SBC italiano. Nella confezione troverete un manuale con 46 progetti di esempio, tutti realizzabili senza saldature e solo con i cavi inclusi. Esistono anche versioni compatibili con Raspberry Pi 4 e altri SBC. La piattaforma hardware di Arduino è uno dei piccoli grandi successi italiani. È stata ideata e sviluppata a partire dal 2005 da alcuni membri dell'Interaction Design Institute di Ivrea, che hanno scelto di presentare un SBC open source e open hardware. Questa libertà ha favorito il successo e la diffusione di queste schede sia tra appassionati che tra professionisti. L'Arduino Nano Every è una delle ultime board prodotte dall'azienda italiana e oltre a poter contare su un form factor ancora più piccolo, si propone di sostituire la precedente Arduino Nano. Presenta quindi una totale compatibilità hardware, mentre il software deve essere aggiornato manualmente. Se avete intenzione di avvicinarvi al mondo degli SBC e desiderate confrontarvi con una community italiana, l'Arduino Nano Every è il miglior punto di partenza che possiate provare. Realizzato a partire da un SBD Arduino, l'ELEGO Advanced Starter Kit è un kit dedicato per far scoprire l'elettronica e la programmazione ai più piccoli. L'ELEGO Advanced Starter Kit presentano una ricca dotazione di accessori e soprattutto un ampio apparato teorico, manuali cartacei, tutorial su CD e molto altro, per coinvolgere i nostri ragazzi e il bambino che è in noi.
Un'ottima occasione per avvicinarsi all'informatica toccandola con mano e scoprire cosa si cela dietro il software che usiamo quotidianamente. Ottimo anche il rapporto qualità-prezzo. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento e non dimenticate di iscrivervi per non perdere i prossimi contenuti video.